Se non torno subito vuol dire che sono stato obbligato ad andare a Come Roma. Come se ne va? Nostro Giorgio? Non tanto, da 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Certo, proprio da allora Luci parla sempre di lei. Sì, sì, sempre. Isabella qua, Isabella là. È tanto un bravo ragazzo. Giorgio ritarda, Ma io vado da Olivieri, sono iscritto ai sindacati dello spettacolo, non finisce così. Mi scusi, i miei mobili non serviranno mica per garanzia. Ma che cosa ne so, signor? Ma sono venuto così come mi trovavo, direttamente dalla casina delle palle. Se tutto fosse andato bene questa sera, quanto dovevano avere come compenso? 150 lire a testa, è la tariffa della provincia. Ho fidanzato. Come ero? Fidanzato. Ero fidanzato da più di 3 anni con una donna molto ricca che non amavo e che dovevo sposare. Una donna ricchissima, alla fantasia. Qui tutti noi, compresi Roberto e Barbara, vivevamo del mio futuro matrimonio. E se lei li vede così preoccupati, così in ansia, è perché lei aveva deciso di buttarci tutti fuori di casa se stasera io non rientravo a pranzo. Ha una casa strana, sapete? Una famiglia disordinata, piena di litigi. E suo padre e sua madre erano seri, invece. Sì, Giorgio. E a casa vostra tutti si mettevano a tavola puntuali, all'ora stabilita. Ma naturalmente, sempre. È la stanchezza che lo fa dormire. No, lui si addormenta sempre quando è infelice.